Io voglio sentire le vostre voci, lo sapete, se no non si comincia. Quindi un applauso, che significa un abbraccio grande per tutte le bandiere che sono qui. Un applauso anche da parte vostra, per favore. Un bacio, un applauso anche, voglio sentirla qua, dalla platea, Castro Villari, la città della pace, dove si danza la pace, dove si danza, dove ci sono i colori del mondo, tutti i colori del mondo, perché noi siamo qui per celebrare questo. Devo sancire, come si dice, l'ufficialità della situazione, e cioè benvenuti alla, alla, quale dice lei, non lo sapete? Ah, 20, benvenuti alla 27ª edizione dell'estate internazionale del Parco del Pollino. Ovviamente potete immaginare la mia emozione, un'emozione che è molto grande, veramente, e questa sera avete modo di scoprire che cosa l'organizzazione ha riservato per tutti voi. Vogliamo intanto chiamare sul palco, anche per una bellissima foto, insieme a tutti questi amici che sono arrivati da tutti i luoghi del mondo, vogliamo chiamare sul palco il nostro sindaco, perché deve venire da qui e vedere che popolo che c'è qui questa sera. Carissimo sindaco, professore, avvocato Domenico Lopolito, per favore, noi avremo piacere ad averla sul palco. Io avrei piacere, dopo aver chiamato il padrone di casa, ad avere su questo palco il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Papatera. Non mi puoi dire di no, perché c'è tutto questo popolo che deve vedere sul palco, per piacere. E vorrei sul palco Eccellenza, io lavorerei sul palco con me. Il nostro vescovo, pensate che cosa succede qui questa sera, signori. Ebbene sì, anche il nostro padre vescovo ha voluto essere qui con noi questa sera. Mio Dio, Sua Eccellenza Monsignore Nunzio Galantino. Pensate. Così voi capirete che Castro Villari non è un luogo qualsiasi, non è un luogo qualsiasi, è un luogo dove veramente nel nostro piccolo si fa molto moltissimo sul serio. Eccellenza, guarda, facciamo. Ecco. Signori, io sono, vabbè, ho capito, ma la devo cantare da sola, sono una brava giornalista, vabbè. Beh, scusate, che vi pensate? Ma non ci riescono i grossi nomi a far salire sul palco il loro vescovo? Io ci riesco, Castro Villari me lo permette. Ma scherzi a parte, poi man mano chiameremo altri. Eccellenza, guarda un po' quanti colori, quanti volti, da questa, ma anche di là qualcuno, quanti colori, quanti sorrisi, quanta bellezza, ecco. Molto ieri sono stata colpita durante la sua omelia, lei ha detto, parlando di religione, e la cosa mi ha molto colpita, ha detto sì, perché la vera religione è la religione del cuore, la religione dell'amore. Eccellenza, io l'ho capito, proviamo anche a spiegarlo a tutta questa, mamma mia quanto siete belli, applauditevi da soli, Io penso che non ci sia bisogno di spiegare l'espressione. Lo so mantenere il microfono, guarda, non sono giornalista, ma il microfono lo so mantenere. E no, perché mi crea problema, no, tenere questa cosa qua. Io penso che non ci sia bisogno di spiegare a nessuno, guardate. Allora, Eccellenza, prima facciamoli andare. Devo parlare io o devi parlare tu? Non ho capito. Si devono preparare.
Salve. Allora, stavo dicendo che non mi pare sia necessario spiegare perché la vera religione non può non essere anche una religione del cuore, che questa è la frase completa, nel senso cioè che una religione che non parte dal cuore e non tocca il cuore diventa sacro teatro, e il sacro teatro non è religione, d'accordo? Quindi nel momento in cui anche questi colori, questi bei volti, questi bei ragazzi, no? Anche quelli di Castrovilla, anche per voi, no? Nel momento in cui questi bei volti, questi bei colori, queste belle persone davvero toccano il nostro cuore, perché non possono toccare il nostro cuore realtà nazionali che non vivono tutti una buona situazione. E allora nel momento in cui noi veniamo toccati da questa realtà, vuol dire che è il Signore che ci parla attraverso di loro, e quando il Signore parla bisogna ascoltarlo, bisogna dirgli qualche cosa. Perché io penso che Castrovillari, che accoglie questa straordinaria, bella esperienza, non possa non rispondere al Signore che ci parla anche attraverso di loro, chiedendoci di spenderci e di spenderci al meglio per aiutare tutte quelle situazioni che, anche se non sono colorate, però sono situazioni che ci parlano ugualmente. Quindi auguri a tutti quanti noi, perché questa esperienza possa davvero segnarci e segnarci positivamente. Grazie eccellenza, grazie davvero. Sindaco, beh, è la prima volta che ho modo di averla pubblicamente, c'è un bellissimo vedere veramente. La prima di una lunga serie, già facciamo campagna, capito? Cioè, ancora deve iniziare, ma davvero sindaco, veramente grazie, perché ho avuto modo di osservarla da vicino questi giorni, ho visto come si è mosso in mezzo a tutti questi amici che sono arrivati da luoghi lontani del mondo per incontrarci. Ho assistito questa mattina allo scambio dei doni al comune, ebbene, gli hanno pure messo un cappello da re africano del Sudafrica, che non è solo folklore eccellenza, ma un gesto molto significativo, perché non sarà il nostro sindaco un re, ma un capo certamente, un capo di una città, un capo di tantissima gente. Sindaco, che cosa vive a livello proprio emozionale? Come si sente? Ecco, prima ancora che sindaco, come uomo, come persona, come cittadino. La prima cosa, volevo ringraziare il Vescovo. Io ho avuto modo di apprezzarlo in tutta una serie di manifestazioni, c'è stato vicino per il tribunale, è stato sempre in mezzo alla gente. Consentitemi di dire che abbiamo un grande Vescovo e un applauso se lo merita tutto. E poi abbiamo un grande pubblico fatto di cittadini di Castrovillari, ma fatto di tanta gente del comprensorio. Davvero, io sono stato qui presente tutte le sere, ma tanta gente non la vedevo fuori da tanto tempo. E di questo ringrazio l'organizzazione, ma ringrazio soprattutto voi che venite, ho visto, dalle 8 a prendere posto per godere questo spettacolo. Grazie davvero a tutti voi. E soprattutto, ricordando quello che c'è stato stamattina, devo dire che mi sono veramente commosso per quanto c'è stato lo scambio dei doni, per la partecipazione dei gruppi, ma quello che mi ha commosso di più è stato il quadro che mi è stato regalato da Antonio Notari, rappresentanza di tutta l'associazione culturale Città di Castrovilla. Associazione che ringrazio per aver realizzato questa bella manifestazione. Senza dire nulla che non possa sembrare retorico, grazie veramente per l'impegno che è stato messo e per la passione che
ogni anno viene profusa per garantire ai cittadini di Cassovilla e del comprensorio questi spettacoli davvero belli da vedere, ma soprattutto davvero belli da fruire come contaminazioni di popolo. Grazie. Ed ampliare, grazie sindaco. Allora, con il presidente nostro Domenico Papatero ho avuto quasi una vita che ti intervisto, poi senza ipocrisia, insomma, il tu ho sempre dato anche nelle dirette televisive. Abbiamo detto un bellissimo pubblico, noi parliamo, insomma, anche perché i gruppi si stanno preparando, ma stiamo dicendo delle cose molto importanti. Il Parco Nazionale del Pollino, il primo parco d'Europa per grandezza, ma aggiungiamo anche per bellezza, come per dire, francamente, la Calabria le risorse ce le ha, la bellezza c'è, e forse un po' di buona politica la dovremmo fare, continuare a fare per chi l'ha sempre fatto, e insomma venire qui per dire per l'ennesima volta che cosa a questo meraviglioso pubblico. Innanzitutto buonasera a tutti. Intanto mi sento un po' a disagio stasera perché insomma io ormai sono un veterano di questa manifestazione, per cui un nuovo vescovo, un nuovo sindaco e un vecchio presidente ci stona. Anche una vecchia presentatrice. La lascio così. Anche una vecchia presentatrice, ma vabbè. Mi ha dato della vecchia, presidente. Il torre è stato molto gradito e lo sai. Detto questo, insomma, noi siamo molto vicini a questa manifestazione, è inutile che lo sanno i cittadini di Castrovillari, lo sa Antonio Notaro, lo sanno tutti i suoi meravigliosi collaboratori. Eppure io devo dire, ogni anno è una manifestazione che si rinnova e vedo quest'anno un pubblico straordinario, erano anni che non si vedeva, questo lo voglio segnalare pure io come un fatto importante. Il 10 d'agosto abbiamo presentato questa manifestazione, facemmo una conferenza stampa al protoconvento e accaddero due cose molto belle. Quindi questa manifestazione quest'anno è stata accompagnata da una grande fortuna. La prima, quel giorno dopo diversi mesi, caro eccellenza, si mise a piovere. E quindi ci fu una straordinaria tregua per la vicenda degli incendi che hanno distrutto il nostro territorio. Mi dispiace che purtroppo adesso è attaccata la Sila, il parco della Sila, ed è attaccato il parco della Maremma, ed è una tragedia immane che io credo prima o poi, insomma, una comunità civile deve assolutamente respingere. E l'altro bellissimo evento, quel giorno arrivò da Roma, il sindaco lo ha detto credo le altre sere, quella bellissima notizia che la grande battaglia di popolo, delle istituzioni, questo grande gioco di squadra che abbiamo fatto a Castrovillari sul territorio ha fatto sì che questa città non perdesse un presidio importante come il Tribunale, e io per questo voglio ringraziare anche a nome del comitato che ho presieduto molto immodestamente tutti quanti. Voi lo sapete, io ho fatto solo una brevissima dichiarazione, nessuno si carichi sulle sue spalle la vittoria, perché è una vittoria che è distribuita tra tutti, ci abbiamo messo tutti la nostra faccia, la nostra storia, le istituzioni, gli ordini professionali, ma soprattutto quando questa città, voglio dirlo, si è accorta del grave rischio che stava, come dire, accadendo e di quello che poteva perdere, ha messo in campo una mobilitazione che ha dato pure a noi la forza, a Roma, a Catanzaro e dappertutto, di vincere questa straordinaria battaglia. Quindi grazie di cuore. Buon festival a tutti. Buon festival a tutti, e soprattutto siamo alla 27esima edizione, ma credo che Antonio sta già preparando insieme alla città, al nuovo sindaco e insieme a noi sicuramente.